Ciao ragazzi, faccio un piccolissimo video test per principalmente i suoni di questa chitarra qua. Questa chitarra qua, che è una Valley Arts Standard Pro Presonic del 1991, l'ho comprata perché uno dei miei idoli dell'epoca, quindi parliamo del 91, io ho ancora la VHS di quel concerto lì, era Luigi Schiavone. Luigi Schiavone in quel periodo con Ruggeri suonava le Valley Arts, ne aveva una come questa. Mi ha talmente colpito il modo in cui suonava, è stato anche lui all'epoca un pioniere, uno che si è avvicinato molto alle sonorità e gli stili, eccetera, esteri, uscendo un po' da quello che era il classico italiano. E niente, mi ha talmente colpito che ce l'ho avuto in testa finché non ho trovato questa chitarra qua. L'ho cercata per vari anni, non trovandola mai perché non è semplice trovarla di questo colore. L'ho cercata veramente per molto tempo. Poi, come sempre succede, quando non cerchi più una cosa che ti arrendi, la trovi quando meno te l'aspetti anche di fianco a casa. Infatti, l'ho trovata dal negozio Lenzotti. Strumenti musicali a Modena, che è a due passi qui da Bologna, ci si arriva in un attimo, cercata per mari e monti, se la trovavo anche all'estero l'avrei presa, non l'ho trovata e alla fine l'ho trovata qua da Lenzotti. Quindi niente, ho sempre avuto in testa Luigi Schiavone con un paio di assoli particolari, prima del temporale e il portiere di notte di Enrico Ruggeri. Ripeto, ho ancora la VHS in cui suona questa qua, in quel concerto lì. E niente, quindi oggi vi ripropongo un pezzettino di assolo di uno di questi due brani qua, suonando attaccato ormai alla fissa mezza barba e mezza overdrive di Pierangelo, con i lumini accesi, quella è una cosa mia. E basta, poi sentiamo cosa viene fuori. Thank you.